Oh, eccoci qua, ragazzi. Allora, andiamo avanti con la storia. Partiamo. Tanta roba. Uno tra voi ne è degno. Restituiteci il manicotto. Annientare chiunque si imponga. Ti avrei successo benedetto. Gli altri. Siete i prescelti. Non tenteteci ora. Tanta roba. Tanta roba. Bene. Secondo i dati della resistenza, il prescelto che abbiamo attaccato ha preso il controllo di una delle regioni vicine. Dove credete di andare? Se siete venuti per combattere, vi conviene essere pronti a tutto. Allora, qua abbiamo l'obbligo di guadagnare prima di prendere riserve. Che era rimasto poco, e poi andiamo a ingegnere. C'è una comunicazione urgente in arrivo per lei, comandante. Comandante, avete fatto grandi progressi contro gli alieni nel mese passato. Spero che i vostri sforzi ci porteranno tanti altri successi. Non è facile avere informazioni sui prescelti, ma siamo riusciti a tracciare i loro ultimi movimenti e a farci un'idea di quanto siano vicini a scoprire la posizione dell'Avenger. Comandante, stando ai dati in nostro possesso, gli alieni stanno lavorando a vari sviluppi che minacciano la nostra possibilità di fermare il progetto Avatar. Possiamo condurre un'operazione di guerriglia per fermarne uno, ma scegliamo con cura. Non abbiamo risorse per intervenire ovunque. Comandante, le fazioni della Resistenza hanno promesso di aiutare gli XCOM. Sono pronte a eseguire i suoi ordini. Le loro particolari abilità saranno fondamentali per vincere questa guerra. Grazie ai progressi della nostra campagna contro gli anziani, abbiamo ottenuto nuove abilità, comandante. Comandante,
Per completare queste operazioni dovremmo inviare i nostri soldati presso le fazioni della Resistenza. Sì. Dovremmo fare a meno di loro per qualche giorno, ma ci guadagneremo il favore della Resistenza e forniremo supporto. Comandante, la Resistenza ha accumulato risorse in un deposito nascosto fuori dalla portata della Advent. Dobbiamo sorvolare l'area ed effettuare una scansione se vogliamo farle nostre. Alle fazioni serve un luogo per coordinare le proprie operazioni, comandante. Dobbiamo costruire la cerchia secondo i progetti di Shen. Hai finito? State... Oh, hanno parlato tutto tempo loro. Comandante, le forze della Resistenza sono in attesa del contatto, ma dobbiamo fare la prima mossa. Nuova rotta. Devi stare calmo. Avete parlato per più di 2-10 minuti. Aspettate. Intanto stavo facendo questo. Ok. Laboratorio scientifico. E poi faccio lo snodo energetico. I snodi energetici, raga. Comandante, abbiamo spinto i nostri sistemi energetici al limite. Non abbiamo capacità residua. Ecco. Quindi non abbiamo modo di espandere le nostre strutture. Sì. Qua siamo in fase di costruzione. Uno e due. Mo sto prendendo l'ingegnere, perché così possiamo costruire qua. Svuotiamo uno, due e tre. Svuotiamo qua e facciamo, anzi svuotiamo qui, dopo, sia qua e qua, perché così qua faccio snodo energetico, raga. Qui faccio l'officina, ci serve per l'officina, poi vedrete. Qua facciamo il coso di un altro coso energetico. Qui sotto facciamo altre cose, poi vedrete, perché c'è tante cose da fare. Serve il codice di comunicazione. Mamma. Abbiamo fatto una serie di scoperte. Oh, finalmente. Comandante. Queste armi sono molto simili ai primi prototipi elettromagnetici, ma sparano proiettili a velocità estreme. Al plasma. Buona a sapersi. Comandante, se vogliamo scoprire lo scopo del chip che abbiamo estratto dal suo cervello, dobbiamo iniziare le ricerche appropriate il più presto possibile. Comandante, il team di scienziati ha dimostrato un particolare interesse per uno specifico campo di studio che potrebbe migliorare l'efficacia delle nostre ricerche. Vedete qua? Dobbiamo iniziare subito però, prima che questo loro interesse diventi incostante. Allora, vedete, la resistenza, ispirazione, vuol dire che lo fanno più velocemente e ci conviene, perché ci serve. Avvio la ricerca immediatamente. Grazie. Eureka. Ragazzi, quando parlo, voi dovete ascoltare tutto, quello è il problema di sto gioco. Comandante, abbiamo un messaggio prioritario. Ecco, vediamo quello prioritario. Salve, comandante. Pare che le sue attività recenti abbiano attirato l'attenzione della Advent. I nostri ospiti indesiderati si stanno muovendo. L'Advent sta destinando grandi quantità di risorse e personale a strutture segrete di ricerca e produzione in tutto il pianeta. Sì. I dettagli precisi di tali operazioni sono top secret. Tuttavia, c'è un punto comune. Una parola ricorre in tutti i documenti. Avatar. Credo che la base segreta che abbiamo scoperto sia solo una parte di questo progetto Avatar. Dai dati raccolti sin qui, l'estensione del progetto sembra molto più ampia. Il progetto arriva dalle sfere più alte dell'Advent, da una fonte che non sono ancora in grado di determinare. Ogni tentativo di svelarne l'identità ha fallito. È il momento di adottare un approccio più diretto. Non conosciamo bene la natura di questo progetto Avatar, ma possiamo cercare di bloccarlo. Dobbiamo espugnare questi complessi segreti con le cellule di resistenza locali. Interrompere le operazioni del nemico, svelando così la verità. Localizzare la fonte del progetto Avatar e poi distruggerla. Se il nemico dovesse avere successo, sono certo che saremmo spacciati. Ho fiducia in lei, comandante. Faccia tutto il possibile per sventare questa minaccia.
Ok. Io vi sto facendo vedere tutto, però io sto monitorando i progressi degli alieni su questo progetto Avatar. Se riescono a terminarlo, potrebbe essere la nostra fine. Sì. No, ogni volta stessa cosa, perché io... la vittoria, comandante, ma attenzione. Sì, sì, tanto uso lo stai per dire. Oh, sei. Ecco. Il territorio controllato dal prescelto sarà il teatro della nostra prossima incursione, comandante. Con ogni probabilità dovremmo affrontarlo, quindi ci conviene prepararci. Impostazione rotta per il tratto regionale messicano. Avete visto che hanno parlato solo loro? Questo gioco tende a farti ascoltare tutto quello che dico, però a volte sono delle ripetizioni che non finiscono più. Infatti, fino a un certo punto ti dimentichi poi quello che... Comandante, cioè non le ascolti. La scansione dell'area indica la presenza di composti chimici altamente esplosivi. Dovrete fare attenzione, l'intera zona operativa rischia di saltare in aria. Oh, lo vedo più operativo, dai. Oh, li stiamo livellando, ragazzi, eh. Tanto la cosa bella è che stanno livellando un po' tutti, sono quasi, siamo tutti cloni. Vabbè, a parte lei, lei mi, ci aiuta molto in realtà. Bene, avviamoci. E però che io sto facendo proprio Star Wars contro... contro alieni, praticamente. Mi sono voluto limitare con le mod perché ho messo solo alcune specifiche, ma non sono andato oltre. Ovviamente. Non mi va di rovinare la mod. Ma se non voglio rovinare esagerando. Perché in realtà potevo fare delle variazioni di skin, aspetti estetici di molti personaggi e quant'altro, però poi ho evitato. Sì, c'era anche una mod interessante dove faccio le alternative di skin randomiche però. Dei sectoidi e tutti. Però non cambia niente, cambia solo skin. Quindi era randomico quello caricava una partita. L'unica cosa succedeva che poteva fare il conflitto però con la versione Better Advent, che mette delle categorie diverse, proprio specifiche, diverse di sectoidi, di Viper e quant'altro. E questo portava a probabilmente a fare danni. Quindi ho cercato di evitare di mettere mod un po' parallelo o simili. Ovviamente. Sì, perché non voglio che mi ricrascia come l'ultima volta. Ricorda che questa è la seconda run. La seconda run deve uscire qualcosa di spettacolare. E la dobbiamo finire. Ho voglia di finirlo. La cosa bella è che sono, a parte i personaggi femminili, sono tutte gnocche, sono una parte di videogiochi. Però... altri sono, vabbè, a parte Torque, che è una Viper, che un poi possiamo prendere anche altri alieni a giocare con noi, ma non li voglio usare. Di alto grado. A quanto pare ha una scorta ridotta. È un'occasione più unica che rara per compromettere seriamente le loro operazioni nella regione. I vostri ordini sono semplici. Eliminatelo a vista. Trovare e neutralizzare il comandante. Il comandante è verde. O era arancio? No, mi sembra che era verde, sì. È bello World of Chosen perché ci sono delle variazioni di dinamica di gioco, di gameplay che sono bellissimi. E tanta roba. Ok. Odio soltanto questa cacchio di inquadratura fatta male. Sta caricando la mappa, ho capito, però... Dove sono io? Dove sono gli altri? Mena sono 5. Grazie. Il generale Advent e la sua scorta sono nelle vostre vicinanze, ma non ne conosciamo la posizione precisa. Perlustrate l'area ed eliminate il bersaglio e chiunque provi a opporsi. Comandante, rileviamo la presenza di materiali esplosivi in tutta l'area. Dobbiamo mantenere le truppe fuori dalla portata di eventuali detonazioni. Ok. Corro. Ok, 3 sono qua. E 3 li porto qua. Affirmative. I comandanti. I comando. Move it, secure the zone. Beh, i commander effettivamente. Vabbè, andate qua. Ok. Bene. Tu vai un po' più avanti e così ci fai alla scoperta. Vabbè, lui mette sempre guardie, infatti. Ok, non c'era nessuno qui, quindi acceleriamo i passi.
Bene. Attenzione, ricordate che noi stiamo facendo tutto un percorso, però da queste parti secondo me c'è il comandante, però cerchiamo di stare attenti, quindi tu vai qua. Ha attratto qualcosa. È solo un ufficiale. Raggiungo la posizione. On the go. O7 acknowledged. Acknowledged. Taking position. Mi tengo pronto. Got the drop on him. Ok, se ne vanno. Beh, il nostro obiettivo è cercare trovare il comandante. Quindi non andiamo troppo avanti. Who wants to be my target? Affermativo. Sto andando. Metto la guardia. Aspettate che... ecco. Massima attenzione. Ordine ricevuto. Affirmative. Moving on. Let's move fast. Roger. Okay. O7, ready for combat. Watch me move. Mi sto muovendo. Solo un secondo che... I'm ready for him. Sono in allerta. Moving into position. Like we drilled, go! Roger. Let's do it. Massima attenzione. Il problema è che dobbiamo trovare il comandante e farlo fuori. Però non possiamo far fuori prima solo a questi. Però possiamo fregarli, perché attaccandoli in questo modo, questo potrebbe scappare per di là e fargli e farli fessi. Vediamo un po'. Non facciamo nulla. Perfetto. Un sectoide. Ok, a quanto pare stiamo nella direzione giusta. Ricevuto. No, ho sgamato qualcuno. Pattuglia nemica avvistata. Obiettivo portata. Sta proprio lì in mezzo, perfetto. Identità del bersaglio confermata. È il generale che stavamo cercando. Fatelo fuori prima che possa scappare. È la nostra unica occasione. Sto di guardia. Cavolo, mi serve qualcosa qui che non può. Cazzo, lui si trova proprio in una brutta posizione. Raggiungo le coordinate. Boh, l'ho notato. Allora, andiamo con ordine. Tu guardia. Attenzione. Guardia. D'accordo. I'll take your lead, sir.
Allora, perché lui non ci vede nulla da noi. Noi dobbiamo avvelenare. Allora, io volevo fare una cosa bastarda. Prende. Grande. Avvelenato. All'inizio la Advent schierava le unità stordenti per controllare la folla e le sommosse. Peccato che di proteste se ne vedono poche ultimamente. Dai, che tristezza. Riprendo la mira. Ragazzi, avete mancato tutte e tre. Non è possibile. Tutte e tre l'avete mancato. La cosa anormale. Speravo una strategia silenziosa, lo sapete? Ottimo, arriviamo pure. Un trasporto Advent in arrivo, comandante. Gli alieni vogliono estrarre il loro generale. Non fatelo avvicinare a quella nave. A chi colpisce? Minchia, è attargata a lei. In quella lontananza, quella. Beh, è troppo distante, effettivamente. Meno male, qualcosa di utile. Ah, peccato che è soltanto. È venuto ad andare corpo a corpo, mi vuole stordire. Disorientato, vabbè. Allora, andiamo con ordine. Te ti devo far fuori, quindi mi metto qui per spararti. Tanto so che ci sono anche gli altri. Ecco. Vabbè, era scontato. Toglielo di mezzo. Grande. L'ho preso, no? Cazzo, lo può sparare da là? Veramente fai. Moving on, sir. Let's see what this thing can do. Ok. Bello del critico. Prendi questa. Non si sa mai, non voglio rischiare. Beh, ha fatto un danno, però. Perché? Ah, giusto, c'è il comandante là. Però. Ah. Ce la posso fare. Non mi faccio problemi, vieni qua. Avvelenato. Sì, perché essendo avvelenato, se spara comunque, non può fare molto. Alla faccia il critico lui. Un altro attacco di stordimento. Ok, solo stordimento. Cioè niente, solo danno. Volevo dire. Ma
Passatemi delle munizioni. Andata. Fatto. Passatemi delle munizioni. Andata. Va bene. Ah, mi hai fatto guardia. Vabbè, mancato, ma col veleno che bufa. Ma anche subito. Solo un secondo. 7. Works every time. È andata benissimo. Lui sta a uno di vita praticamente. Occhio ai fianchi, si stanno muovendo. Di nuovo riavvelenato. Granata? Accecante però. Cosa sta succedendo? Ci posso provare? Cosa c'è lì? Si può fare. Si può fare. Monta la guardia. Vai a prendere quella cosa, dai. Uccidilo. Contenti? Menas 1-5, uccisione confermata. Così si fa. Obiettivo confermato. Missione compiuta. È andata molto 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 bene, raga. Posso dire che è andata molto bene. Inaspettato a dire il vero. Cioè, in realtà no. Perché sapete che io so giocare comunque. È stata abbastanza avvincente. Vabbè, ma queste sono le prime missioni, raga. Vabbè, ma al di là che ho fatto morire uno. La tragedia si è consumata oggi con la morte di un cittadino per mano dei terroristi XCOM. Noi siamo i terroristi. La partecipazione al servizio funebre è obbligatoria per tutti i conoscenti più stretti. È obbligatoria, sennò altrimenti vi ammazziamo. Madò quanta mora. Ok. Intanto stavo andando a prendere l'ingegnere. Un po' stanca, eh. Ah, ferito super fine, però è stanca, quindi devi riposare. Perfetto. Subito. YOLO, sei stato bravo. Complimenti per un clone normale. Commando e caller, giustamente. Bella. Ottimo. Tanta roba. Salve, comandante. Ovviamente. Un secondo, raga. Eccoci qua, scusatemi ragazzi. È arrivata una prenotazione al volo. I last minute. Ok, la chiudiamo qua, però voglio prima potenziare. Ecco qui. Livellare, volevo dire. Vabbè, potenziamo anche a questo, ma mi importa ben poco. Tanto non lo usiamo lui. Spero che non lo mettono in battaglia, anzi a volte spero di farli morire a questi. Mettiamogli lo scudo, decisamente. È come un comando che si rispetti, ha lo scudo. Va bene. In che senso legame? Bene ragazzi, io qua vi saluto. Al prossimo video, anzi salvo poi davanti a voi. Così
perché abbiamo fatto pure quest'altra missione. Perfetto. Bene ragazzi, qui del 38, al prossimo video passo e chiudo. Bella ragazzi.